Monete da 2 euro rare oppure rarissime? È vero che una moneta da 2 euro può arrivare a valere anche 4.000 euro o più? E soprattutto come riconoscere le monete rare, quali sono le monete che valgono una fortuna e per chi è che queste monete valgono effettivamente una fortuna? Scambiate quotidianamente da milioni di persone in tutta Europa, le monete da 2 euro in alcuni casi possono essere delle monete molto richieste, molto ricercate dai collezionisti. Esistono infatti tantissime monete da 2 euro che vengono collezionate, che vengono prodotte in edizione speciale. E forse la moneta da 2 euro più rara è la moneta da 2 euro dedicata alla commemorazione di Grace Kelly e coniata nel 2007 dal Principato di Monaco. Se stai guardando questo video probabilmente ti sarà capitato di ricevere in resto una moneta da 2 euro particolare che non avevi mai visto e di chiederti se quella moneta valesse qualcosa oppure no, se fosse una moneta da 2 euro rara. Effettivamente le monete da 2 euro che valgono più di 2 euro, quindi più del loro valore nominale, sono diverse. E queste monete sono le monete da collezione, ovvero quelle prodotte in edizione limitata, in tiratura limitata e solo per brevi periodi di tempo, ma in realtà ci sono anche gli errori di conio, ovvero quelle monete che presentano dei difetti e che proprio per questo motivo sono ricercate da collezionisti che sono disposti a pagarle anche diverse centinaia o migliaia di euro. E basta fare una ricerca online, come puoi vedere in questo momento stiamo vedendo insieme il valore di alcune delle monete da 2 euro più ricercate, come appunto i 2 euro di commemorazione del 25esimo anniversario della morte di Grace Kelly. Ma oltre a questa moneta ci sono altre 7 monete che vengono identificate come le 7 monete da 2 euro più rare. Queste monete, come scrivo anche in un articolo all'interno del mio blog Monetizzando, sono la moneta emessa dalla Slovenia in occasione della commemorazione dei trattati di Roma del 1957 che vale più di 50 euro, emessa dalla Germania la vecchia cartina dell'Unione Europea del 2007, dalla Finlandia l'ingresso in Unione Europea nel 2004, da Città del Vaticano la Giornata Mondiale della Gioventù del 2005, ancora da San Marino la moneta da 2 euro raffigurante Bartolomeo Borghesi del 2004 e poi sempre il Principato di Monaco nel 2005 ha coniato una moneta in occasione della commemorazione del Castello sulla Rocca. Queste sono le monete da 2 euro rarissime, ma in realtà possiamo andare a verificare quali sono le monete da 2 euro commemorative che vengono coniate in edizione o in tiratura limitata. E come puoi vedere in questo momento ci troviamo all'interno del sito della Banca Centrale Europea e nella pagina dedicata alle monete celebrative o commemorative da 2 euro viene spiegato che ciascun paese la cui moneta ufficiale è l'euro ha la facoltà di emettere 2 monete celebrative o commemorative ogni anno. Queste monete presentano tutte le proprietà e le caratteristiche delle normali monete da 2 euro e recano lo stesso disegno sulla faccia comune. L'elemento di distinzione però è proprio il motivo celebrativo o commemorativo raffigurato sulla faccia nazionale. Soltanto monete da 2 euro possono essere emesse a fini celebrativi o commemorativi. Ed è proprio per questo motivo che le monete da 2 euro sono quelle più rare che possono valere in alcuni casi anche una piccola fortuna. Torniamo dunque sul sito della Banca Centrale Europea per andare a vedere per anno quali sono le monete commemorative e quali sono le informazioni che ci vengono date dal sito ufficiale. Se andiamo ad esempio direttamente nel 2007, anno di commemorazione appunto di Grace Kelly, possiamo vedere tutte le monete commemorative rilasciate nel 2007. C'è quella di Garibaldi, della Repubblica di San Marino, scorrendo arriviamo al Principato di Monaco e come vedi spunta effigie 25esimo anniversario della scomparsa della principessa Grace. La moneta reca l'effigie della principessa Grace, sulla destra compaiono la parola Monaco, il marchio di zecca, l'anno 2007 e il marchio dell'incisore. Il nome dell'artista R.B. Baron è impresso sotto la linea della nuca. Sulla corona esterna sono riportate le 12 stelle dell'Unione Europea.
Come vedi, per ogni moneta viene riportata anche la tiratura. Questa di Grayscale è stata prodotta in 20.000 pezzi. Stessa cosa se andiamo a vedere ad esempio quelle del 2023. Abbiamo una moneta di Cipro in occasione del 60° anniversario della fondazione della Central Bank of Cyprus, però una tiratura di 412.000 pezzi, quindi molto più alta rispetto a quella di Grayscale. 400.000 pezzi la Finlandia, 250.000 pezzi la Croazia, 56.000 pezzi Repubblica di San Marino per il 500° della morte di Luca Signorelli. Quindi sicuramente questa sarà una delle monete da 2 euro che varrà di più. 500.000, 750.000, 750.000, 1 milione di pezzi, quindi questi sono 15 milioni di pezzi, sono molto comuni ovviamente. Ma dove si possono vendere delle monete rare da 2 euro? Ovviamente oggi il modo migliore per vendere queste monete è online. Prima però di vendere online queste monete sarebbe bene farle certificare, farle valutare da un esperto, perché purtroppo, chiaramente essendoci un business anche sul mondo delle monete da 2 euro rare, possono esserci in commercio delle monete false oppure delle copie delle monete più ricercate da 2 euro che in realtà valgono molto meno. Io spero che questo video ti sia stato utile. Se vuoi dire la tua, se vuoi aggiungere qualcosa, come sempre sei il benvenuto qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.